Calegnaia, acqua fresca, mare calmo, tanto sole, tanta gente, splendida giornata di mare, in lontananza il castello del Sonnino, se mi riesce ora faccio un po' di zoom. Gran bel posto, il Sonnino era uno che sicuramente ci apiva e ci apiva tanto, si è fatto il castello lì. Un posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in Sardegna o in Corsica. Un saluto, la spiaggia comincia a essere bella piena, giorno festivo, acqua fresca, mare pulito, tanta gente, tanto sole, bel panorama per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno. Vi consiglio di mangiare poco o comunque far passare sempre almeno 2 ore e mezzo, meglio 3, tra il pasto e il bagno. Se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata. Un saluto. Rapido promemoria. La mattina presto e sino alle 13 ora solare, alias le 14, ci sono gli ultravioletti. Dalle 13 alle 17 ora solare, ossia dalle 14 alle 18, ci sono gli infrarossi. Dopo le 17 ora solare, ossia dopo le 18 ora legale, tornano gli ultravioletti. Acqua bella fresca, pulita, il sole picchia forte, ci vuole la crema, almeno 20 di protezione, meglio 30 o più. Per il resto, gran bella giornata di sole e di mare, l'acqua non è marmata come era invece l'altro anno, negli stessi tempi, nello stesso periodo. Un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare. Ciao! Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mia Calegnaia Estate 2020 speciale Fondale. Questa breve puntata, interamente dedicata alle meduse rosse a cipolla, parleremo di quando spuntano, come difendersi e cosa fare se si è malauguratamente pinzati da una medusa rossa a cipolla. Le meduse rosse a cipolla sono le più rognose, a differenza delle grandi meduse bianche che ricordano un cavolfiore, che si scorgono molto bene in mare, perché sono enormi e bianche ed addirittura si possono anche toccare nella parte alta senza essere ustionati. Le meduse rosse a cipolla sono veramente tremende, sono piccole o leggermente grandi, ma comunque molto più piccole delle meduse grandi bianche. In determinate condizioni di trasparenza del mare, presenza ad esempio di meno di sabbia nebulizzata per mare agitato o in determinate condizioni di scarsa visibilità e di luce, le meduse rosse a cipolla possono essere invisibili o scarsamente visibili. Nuotano in alto e basso, dal fondale alla superficie e viceversa. Se si rimane pinzati da una medusa rossa, a seconda di come l'arto impatta, può rimanere una cicatrice anche per una settimana o 10 giorni, quasi fosse un ustione. Occorre quindi fare molta attenzione alle meduse rosse a cipolla. Fanno parte dell'habitat naturale di Calegnaia e solitamente spuntano fuori nell'ultima settimana di luglio e sino al 15 e al 20 di agosto. Raramente si incontrano le meduse rosse a cipolla nei primi mesi di settembre, oppure in giugno o nelle prime 3 settimane di luglio. Ci si difende ovviamente disponendo di un retino oppure fuggendo via. Con il retino appunto si scaricano le meduse su uno scoglio al sole in modo da renderle innocue. Le meduse rosse a cipolla sono pericolose sia per anziani e bambini che nuotano oppure per chi non fosse dotato di maschera, in modo tale da scorgere la potenziale minaccia. Se si fosse pinzati da una medusa rossa a cipolla, la prima cosa da fare è uscire dall'acqua.
Le spore urticanti della medusa rossa si attivano infatti bruciando la pelle con l'acqua di mare o l'acqua dolce. Appena usciti non dovete sciacquare la parte offesa con dell'acqua dolce. Al contrario dovete 1. Asciugare la parte irritata con l'asciugamano in modo delicato e poi spalmare subito una pomata o un gel contro i pinzi di meduse. Un prodotto farmaceutico è facilmente reperibile in farmacia ed è buona cosa comprarlo e portarselo con sé al mare in caso di necessità. 2. Qualora non aveste la pomata contro i pinzi di meduse, allora uscite dal mare, trovate poi un sasso piatto e liscio, pettinate delicatamente contro pelo la parte dolorante facendo attenzione a non irritare ulteriormente la pelle. Il sasso liscio e piatto passato delicatamente contro pelo sulla pelle porterà via il grosso delle spore della medusa che sono appunto sopra la pelle. Poi asciugate la parte del corpo dolorante con l'asciugamano. Anche in questo caso passate delicatamente l'asciugamano contro pelo senza frizionare e senza irritare la pelle. L'asciugamano porterà via ulteriormente altre spore, sottraendo soprattutto l'umidità dell'acqua di mare dalla pelle e inizierà a disattivare le spore velenose della medusa, le quali senza acqua, salata o dolce, gradualmente si disattivano diventando inerti per la pelle. Trovate poi un sasso piatto e liscio, un secondo sasso piatto e liscio e caldo perché è stato al sole. Appoggiatelo così delicatamente sulla parte colpita. Il sasso caldo e piatto asciugherà ulteriormente la pelle, sottraendo umidità e disattivando le spore residue. La sensazione di bruciore gradualmente si attenuerà fino a quasi a scomparire dopo una mezz'oretta circa, purché siate stati rapidi ad uscire dall'acqua. Ovviamente dovete astenervi poi da gettarvi in acqua per almeno un'ora, perché altrimenti l'acqua di mare riattiverà le restanti poche spore ancora attaccate alla pelle, iniziando a ricreare la sensazione di forte bruciore. Un saluto, ciao, alla prossima!